partirei con l'affermare che Malpensa è in ottima salute. Ad oggi abbiamo un 10% di traffico rispetto al 2023. Vi ricordo che nel 2023 abbiamo pareggiato il pre-Covid, che significa che stiamo crescendo rispetto anche al pre-Covid. 20 destinazioni in più, quindi un certo fermento anche in termini di novità di network, 8 compagnie aeree, nuove clienti del nostro aeroporto. Quindi il nostro portafoglio compagnie aeree si allarga sempre più, e questo è da solidità alla nostra presenza. Oggi ormai da Malpensa si possono raggiungere direttamente 180 destinazioni, di cui 50 di lungo raggio. Io sottolineo questo numero di 50 destinazioni di lungo raggio perché a Malpensa non è base di un hub carrier, quindi non c'è un vettore di bandiera vero e proprio che è basato a Malpensa, quindi noi non beneficiamo del traffico di fideraggio, del traffico di transito, ciononostante 50 destinazioni di lungo raggio. Questo mette in evidenza la potenza del mercato milanese. Andando però, focalizzandoci sull'area coinvolta in questo nuovo collegamento, l'Asia, se Malpensa è cresciuto del 10%, l'Asia è cresciuta del 38%, quindi l'Asia va fortissimo, non è una sorpresa, forse è una sorpresa la dimensione della crescita. Noi da sempre abbiamo una vocazione molto speciale di ponte verso l'Asia. E andando a parlare della Cina, la Cina più che raddoppiamo, cioè rispetto al 2023 il traffico è più che raddoppiato. In questo quadro siamo felicissimi di questo nuovo collegamento con Chengdu, città importantissima della Cina, che appunto arricchisce ulteriormente il nostro network di rotte verso l'Asia e verso la Cina. È il quarto collegamento di Air China, quindi un grazie particolare ad Air China, che diventa sempre più un partner strategico per il nostro aeroporto e per SEA. Voglio chiudere ringraziando i colleghi, ringraziando Andrea Tucci e la sua squadra, perché nel 2019, negli anni precedenti, che poi si è coronato tutto questo all'inizio del 2020, hanno lavorato tantissimo insieme ad altri colleghi di altri aeroporti per cambiare i bilaterali, gli accordi tra la Cina e l'Italia, che hanno quindi consentito di aumentare il numero di collegamenti, di frequenze e destinazioni tra i nostri due paesi. Noi ci aspettavamo un buon risultato, ma i risultati che stiamo raggiungendo vanno oltre le nostre più rosee aspettative. Prima del cambio dei bilaterali, quindi nel 2019, avevamo 3 compagnie, oggi ne abbiamo 6 compagnie cinesi, cioè una italiana e il resto sono cinesi, e avevamo 4 destinazioni, oggi sono 11. Milano è il Malpensa, è l'aeroporto che nei collegamenti verso l'Asia cresce di più in tutta l'Europa occidentale, quindi di questo siamo molto soddisfatti. Per questo ringraziamo gli amici cinesi e i colleghi di Air China. Grazie mille. Grazie.